Tre giorni di lavoro intenso, tre giorni di incontro e confronto per far crescere e migliorare gli sport di racchetta in Veneto. È quanto ha organizzato l'Istituto di Formazione Roberto Lombardi della Federazione Italiana Tennis e Padel, quartier generale della grande convention che ha visto riuniti in un'unica sede istruttori, maestri e dirigenti delle società del Veneto e di Friuli Venezia Giulia, la CMP Arena di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, che ha accolto oltre 1000 persone con l'obiettivo di aggiornare le proprie competenze e di fare squadra. Sai, non è importante solamente il risultato di un giocatore in Italia, che è evidente, stiamo vivendo un momento d'oro da questo punto di vista qua, è importante anche condividere e far sapere, conoscere a tutti quanti cosa stiamo facendo, perché noi siamo una grande squadra. Ma la squadra parte dalla base, parte dai dirigenti di circolo, parte dai maestri di circolo, e quindi è chiaro, una federazione può fare tanto, ma se i messaggi che noi vogliamo dare non arrivano fino in periferia e non vengono applicati, è chiaro che c'è una discontinuità. Fare squadra per continuare a crescere, l'obiettivo della federazione, filo conduttore della due giorni di formazione bassanese. Fare squadra con dirigenti, insegnanti, genitori, per mettere nelle condizioni ideali i bimbi di poter esprimere le loro potenzialità. E questo si può fare se al di là della squadra si struttura un processo di formazione continua, cosa che l'istituto ha attivato già dal 2010, e quindi in questo weekend abbiamo coinvolto contestualmente tutti gli insegnanti tecnici e per la prima volta insieme, dall'istruttore di primo grado all'educatore alimentare, al fisioterapista, agli incordatori, proprio il concetto di team in questo meraviglioso palazzetto di Bassano del Grappa. Non solo formazione, per i dirigenti del Veneto il meeting di Bassano è stato anche l'occasione per eleggere il nuovo consigliere regionale Moira Baratto e per fare un bilancio di metà mandato. Direi che dopo 2 anni di grandi difficoltà a causa Covid, il tennis regionale è ripartito alla grande. So che si pensi che praticamente siamo tornati ai numeri del 2019 anti-Covid, quindi una grande ripresa da parte di tutte le componenti, di tutte le discipline.